canale Creando con i Filati, il protagonista di questo progetto sarà il filato Ice Yarn. Questo filato si acquista in lotti di 4 gomitoli. Ogni gomitolo pesa 100 grammi ed è lungo 300 metri. Ha una composizione del 50% lana e 50% acrilico e si chiama Prima Donna. Lo troverete nel portale Il Filo d'Arianna Maglia Uncinetto. Nell'info box vi metterò tutte le indicazioni dove poterlo acquistare. Poi abbiamo bisogno di un metro, un paio di forbici, due uncinetti, il numero 3 e il numero 3,5. Ed infine un ago da lana. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Con l'uncinetto numero 3,5 avviamo una catenella di 60 maglie. Ne realizziamo una in più per girare. Nella seconda catenella dell'uncinetto realizziamo una maglia bassa più due catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Gettato. Nella maglia successiva realizziamo una maglia alta e continuiamo lavorando le maglie alte per tutta la riga. Ho completato la prima riga di lavorazione, giriamo il lavoro e realizziamo una catenella e una maglia alta nella prima maglia alta sottostante. Dobbiamo proseguire lavorando tutte le maglie alte sottostanti. Una volta terminata la seconda riga, procediamo per un totale di 6 righe. Dunque, una volta completate le 6 righe di maglie alte sottostanti, andremo a cambiare tipo di lavorazione. Per creare questo motivo abbiamo bisogno di un multiplo di 6. Nel mio caso, 60 maglie alte corrispondono a un multiplo di 6. Proseguiamo con la prima riga del motivo. E realizziamo una catenella e una maglia bassa. Maglia successiva, seconda maglia bassa. Avviamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Saltiamo 1, 2, 3. Nella quarta maglia, una maglia bassa. Maglia successiva, seconda maglia bassa. Maglia successiva, terza maglia bassa. E ricominciamo con le 3 catenelle, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nella quarta maglia, la prima maglia bassa, seconda maglia bassa e terza maglia bassa. Riavviamo le 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo 1, 2, 3, nella quarta, la prima maglia bassa, seconda maglia bassa, terza maglia bassa. Proseguiamo in questo modo per tutta la riga. Alla fine vi dirò come terminare. Sono arrivata alla fine della riga e salto 1, 2, 3. Nella quarta realizzo una maglia bassa e nell'ultima maglia una seconda maglia bassa. In questo modo abbiamo completato la prima riga del motivo. Iniziamo la seconda riga. Facciamo una catenella e una maglia bassa. Gettato nell'archetto delle 3 catenelle realizziamo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo la prima maglia bassa, nella seconda realizziamo una maglia bassa. Gettato nell'archetto di 3 catenelle realizziamo 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo una maglia bassa, nella seconda una maglia bassa. E andiamo avanti in questo modo per tutta la riga, realizzando dove abbiamo l'archetto 5 maglie alte, nella seconda maglia bassa sottostante realizziamo una maglia bassa. Completo la riga saltando la prima maglia bassa, nella seconda realizzo una maglia bassa. In questo modo
Ho completato il primo motivo. Avviamo il secondo motivo. Iniziamo con le prime 3 catenelle. Saltiamo una maglia, nella seconda facciamo una maglia bassa. Andiamo nella maglia successiva, seconda maglia bassa, maglia successiva, terza maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Saltiamo una maglia, nella seconda realizziamo la prima maglia bassa. Seconda maglia bassa, terza maglia bassa. E ricominciamo con le 3 catenelle, 1, 2, 3. Saltiamo una, nella seconda realizziamo la prima maglia bassa, seconda maglia bassa, terza maglia bassa. 1, 2, 3, 1, nella seconda una maglia bassa, seconda maglia bassa, terza maglia bassa. 1, 2, 3. Abbiamo il gruppetto di 5 maglie alte, saltiamo la prima, nella seconda realizziamo una maglia bassa, seconda maglia bassa, terza maglia bassa. 1, 2, 3. Qui abbiamo la prima maglia alta sottostante, nella seconda realizziamo una maglia bassa, maglia successiva, seconda maglia bassa, terza maglia bassa. Avviamo 1, 2, 3. Saltiamo la prima maglia alta sottostante, nella seconda realizziamo una maglia bassa, seconda maglia bassa, terza maglia bassa. Avviamo le 3 catenelle. Saltiamo la prima maglia, nella seconda una maglia bassa, maglia successiva, seconda maglia bassa, terza maglia bassa. 1, 2, 3. Saltiamo una maglia, nella seconda una maglia bassa, seconda maglia bassa, terza maglia bassa. 1, 2, 3. Saltiamo la prima maglia, nella seconda una maglia bassa, seconda maglia bassa, terza maglia bassa. Chiudiamo la riga realizzando 2 catenelle, 1, 2 e una maglia bassa dove abbiamo la maglia bassa sottostante. Giriamo il lavoro e iniziamo la seconda riga del motivo. Ci alziamo con le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. All'interno di questo archetto di 2 catenelle realizziamo 2 maglie alte, 1 e 2. Qui abbiamo le 3 maglie basse, nella seconda realizziamo una maglia bassa. Dove abbiamo l'archetto di 3 catenelle, 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo una maglia bassa, nella seconda una maglia bassa e ricominciamo. Dove abbiamo l'archetto delle 3 catenelle realizziamo 5 maglie alte. Qui abbiamo le 3 maglie basse, nella seconda una maglia bassa e proseguiamo in questo modo per tutta la riga. Qui abbiamo le 3 maglie basse, nella seconda maglia bassa realizziamo una maglia bassa gettato, dove abbiamo l'archetto delle 2 catenelle realizziamo 2 maglie alte, 1 e 2. L'ultima maglia alta la realizziamo dove abbiamo la maglia alta sottostante. In questo modo abbiamo completato il secondo motivo. In teoria sono uguali, l'unica differenza è la parte iniziale e finale. Nel primo motivo iniziamo con 5 maglie alte e finiamo con 5 maglie alte. Nel secondo motivo iniziamo e finiamo con le 3 maglie alte. Adesso ricominciamo lavorando gli archetti per poi proseguire con la lavorazione delle 5 maglie alte. Io proseguo con la lavorazione e poi vi dirò per quanti motivi ho proseguito. Vi faccio rivedere come iniziare il primo motivo. Facciamo una catenella e una maglia bassa, maglia successiva, seconda maglia bassa,
3 catenelle, saltiamo la prima maglia alta, nella seconda realizziamo una maglia bassa, una seconda maglia bassa, una terza maglia bassa, 3 catenelle, saltiamo la prima maglia alta sottostante, nella seconda realizziamo una maglia bassa, seconda maglia bassa, terza maglia bassa. Proseguiamo in questo modo per tutta la riga. Terminiamo realizzando due maglie basse, una nella seconda maglia alta sottostante e la seconda nella terza catenella. Giriamo il lavoro e iniziamo il secondo giro del motivo. Facciamo una catenella e una maglia bassa. Gettato, andiamo nell'archetto delle 3 catenelle e realizziamo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo una maglia bassa, nella seconda una maglia bassa. E proseguiamo in questo modo per tutta la riga. Chiudo con una maglia bassa. Salto la prima maglia bassa sottostante, vado nella seconda. A questo punto giro il lavoro e inizio il secondo motivo. Iniziamo con le prime 3 catenelle. Saltiamo la prima maglia alta sottostante, nella seconda realizziamo una maglia bassa. Maglia successiva, seconda maglia bassa, terza maglia bassa, 3 catenelle. Saltiamo una maglia alta sottostante, nella seconda una maglia bassa. Seconda maglia bassa, terza maglia bassa. Proseguo in questo modo fino alla fine della riga. Chiudo realizzando 2 catenelle e una maglia bassa dove abbiamo la maglia bassa sottostante. Avviamo il secondo giro del motivo. Iniziamo con le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Dove abbiamo l'archetto delle 2 catenelle realizziamo 2 maglie alte, 1 e 2. Saltiamo una maglia, nella seconda realizziamo una maglia bassa. Gettato, dove abbiamo l'archetto di 3 catenelle, realizziamo 5 maglie alte. Saltiamo una maglia bassa, nella seconda una maglia bassa. Proseguire in questo modo per tutta la riga. Una volta terminato questo motivo, iniziamo il secondo. Vado avanti con la lavorazione e alla fine vi dirò per quanti motivi ho proseguito. Quindi ho terminato di realizzare i motivi, in totale sono 52, per un'altezza di 92 cm, compreso i 5 giri di maglie alte. A questo punto non ci rimane altro che rifinire il bordino. Prendiamo l'uncinetto numero 3 in modo da stringere un po' la lavorazione. Avviamo le prime 3 catenelle, 1, 2 e 3. Saltiamo una maglia, nella seconda realizziamo una maglia bassa, maglia successiva, seconda maglia bassa, terza maglia bassa. Avviamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Saltiamo la prima maglia alta sottostante, nella seconda realizziamo la prima maglia bassa, seconda maglia bassa, terza maglia bassa, 1, 2, 3, saltiamo la prima maglia, nella seconda realizziamo la prima maglia bassa, maglia successiva seconda maglia bassa, terza maglia bassa. Continuiamo in questo modo fino ad arrivare quasi alla fine, poi vi farò vedere come terminare. Completo la riga realizzando le 3 catenelle, una maglia bassa nella seconda maglia alta sottostante più una seconda maglia bassa nella terza catenella. Giriamo il lavoro
realizziamo una catenella e una maglia bassa. All'interno dell'archetto di 3 catenelle non faremo più 5 maglie alte, ma 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Saltiamo la prima maglia bassa, nella seconda realizziamo una maglia bassa. Andiamo nell'archetto successivo e realizziamo 10 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E 10. Saltiamo la prima maglia bassa. Andiamo nella seconda e realizziamo una maglia bassa. Andiamo nell'archetto delle 3 catenelle e realizziamo 10 maglie alte. 1. Saltiamo la prima maglia bassa sottostante, nella seconda una maglia bassa e proseguiamo in questo modo fino alla fine. Dunque, questo è come si presenta il bordino. Arrivati a questo punto andremo a realizzare una piccola rasolina in modo da chiudere lo scaldacollo con l'altra estremità inserendola al suo interno. Prendiamo l'ago da lana con un po' di filato. Questa è la parte del dritto e questa è la parte del rovescio. Mettiamo la sciarpa piegata in due. Lasciando la parte del dritto, prendiamo queste due estremità e le giriamo al contrario, in modo da realizzare la cucitura dalla parte del rovescio. La cucitura andrà realizzata da questo punto fino a quest'altro punto. Prendiamo l'altra estremità e la inseriamo al suo interno in modo da chiudere lo scaldacollo. Questo filato è bellissimo, ha delle sfumature che sono meravigliose. Metterò delle foto in modo da farvelo vedere un poco meglio indossato. Mi auguro che questo progetto vi sia piaciuto e se lo realizzerete mi piacerebbe vedere le vostre foto. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial.